Buonasera a tutti amici di YouTube e benvenuti sul mio canale Tifosi Rossoneri e Rivali. Parliamo di questo disastro Milan. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, clic, lasciate like e commenti e attivate la campanellina. Din. Ragazzi, allora, ieri qualcuno ha frainteso, io ho fatto un video dove ho detto che Pioli ha fatto bene perché praticamente ha evitato i danni, ha evitato di prendere 5 gol. Con questo non volevo dire che Pioli ha ragione e ha fatto bene, con questo volevo dire che Pioli ha paura, Pioli è un allenatore che ha paura, ha detto che anche con il Torino e altre gare riproverà il 3-5-2. Questa è una cosa incredibile, clamorosa, veramente senza parole, ormai un allenatore al baratro, ha paura di se stesso perché comunque non è possibile difendersi con l'Inter 90 minuti, abbiamo fatto una partita nella nostra metà campo difendendoci e basta. Io penso che nessuna squadra, ma neanche l'ultima che è la Cremonese, viene a San Siro a difendersi 90 minuti. Quindi Pioli è da mandare via. Voglio che Pioli vada via, voglio che ci sia un cambio in panchina, non perché Pioli mi è antipatico, perché comunque ormai c'è la piatta. Come avete visto, i ragazzi non corrono, non danno l'anima. Molto soft in campo, tranquilli, Hernandez come lo tocchi sta per terra, ormai è una squadra piatta, vuol dire che l'allenatore non riesce più a fare nulla, non riesce più a prendere in mano le redini della situazione, questo è molto grave, non so ancora cosa sta aspettando la nostra società, ma come sempre assente, non solo nel discorso calciomercato, perché ormai è chiuso, non si può più stare lì a dire non ha comprato, ha comprato, no, questi discorsi muoiono dal 31 gennaio che si è chiuso tutto ciò, però un presidente che non parla mai, un presidente che non va a fare due parole alla squadra, va a dare morale, va a battere quattro pugni sul tavolo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una presidenza assente, Maldini deve sempre farsi carico di tutto. Io penso che anche Maldini è all'estremo, io penso che questa è una società che da giugno ci saranno molti cambiamenti, non so se saranno negativi o positivi, penso più negativi. Un Pioli che nonostante anche lì vuoi giocare con il 3-5-2 mi continui a mettere Messias, che non è bravo neanche a fare l'esterno in attacco, allora lo premiamo facendogli fare il mediano al centrocampo. E Pioli non ci sta più capendo una beata minchia. Pioli ormai è fuori da tutto. Thiav, grandissimo difensore, è entrato, ha fatto bene, per me deve essere titolare, per me la difesa deve giocare a 4, devi giocare con un 4-3-3, devi iniziare a dire ai ragazzi che bisogna tirare fuori i coglioni e entrare in campo per vincere, e non che ci dobbiamo chiudere perché abbiamo paura, perché ieri avevamo paura. Ieri avevamo paura. Se per qualcuno non è stato chiaro, è stato molto chiarissimo sul campo. Andatevi a rivedere la partita. Un Milan veramente che si caga addosso, ci caghiamo addosso, siamo ormai alla frutta, speriamo di inquadrare ancora questa stagione, la vedo molto difficile, per me sarà molto dura anche vincere venerdì col Toro, non la vedo assolutamente facile, sarà un'altra partita molto complicata e non è detto neanche che portiamo a casa i 3 punti. Questa è la cosa ancora più grave, ragazzi miei. Comunque sono molto molto deluso, presidente assente, allenatore incompetente, giocatori viziati, strapagati e non presi a calci nel culo dalla nostra dirigenza e dal nostro Gerry Cardinale, quindi sembra che tutto va bene così, deve andare così, dobbiamo fare schifo, tutto deve procedere come sta procedendo, perché a me non mi viene da pensare altro. Quando continua il silenzio da parte di una dirigenza, di un presidente, un Pioli che si caga addosso e si chiude come se sta allenando, tanto di rispetto, senza offesa, la Cremonese, e gioca più spavalda la Cremonese, anche se ultima in classifica, e la Coppa Italia era un peso, la Supercoppa era un peso, e quello è un peso, e l'altro è un peso, e la crisi, e non la crisi, facciamo cagare, forse è una volta, è bene una volta per tutte, metterselo in quella propria testolina. Facciamo cagare.
Stop, non c'è nient'altro da dire, ragazzi. Io sono un tifoso molto obiettivo. Tifo il Milan, quando c'è da dire abbiamo giocato bene, lo dico con grande gioia. Quando devo dire che le cose vanno male e fanno cagare, le dico: facciamo cagare, abbiamo un allenatore che non vale niente perché sta dimostrando di aver paura e di chiudersi. Allenatori che non lo seguono, manco po' cazzo, dicono a Napoli. E ognuno fa i cazzi suoi in campo, camminano, va tutto bene, cambi, anche lì lasciamo stare, cambi un po' fatti così. Leao che è il più forte lo tieni fuori, è vero, non rinnova, ma l'anno scorso che sì lo facevi giocare, anche che non rinnovava. Donnarumma lo facevi giocare, anche che non rinnovava. Calhanoglu lo facevi giocare. Quindi secondo me stiamo portando Leao ad andare via, stiamo portando a fare veramente una mattanza. Anziché crescere, alzare l'asticella, facciamo cagare. Quindi, ragazzi, sono molto chiaro e esplicito. Sapete che io non ho peli sulla lingua. Nonostante amo questa squadra, ce l'ho nel cuore da quando ero bambino. Ma quando c'è da dire che facciamo cagare, facciamo cagare. Ciao a tutti, ragazzi, un abbraccio da Gerry e sempre forza, vecchio cuore, rossonero.